soltanto oggi. E vogliamo fare un augurio speciale, molto speciale. Oggi abbiamo un sacco di bei ragazzi qui in studio. Io direi alziamoci un attimo in piedi e facciamo tutti insieme al mio tre un bel auguri mamma. Uno, due e tre, vai! Auguri mamma! Eccoci qua! Spostatevi un po' di più, dai, fate una cosa più colorata, dai, uno, due, tre, via! Auguri mamma! Bene, bene, abbiamo tutta l'energia possibile da questi ragazzi che sono degli atleti che adesso andremo a conoscere di varie, diciamo così, come dire, chiedo al presidente della Motus Castagnato, Francesco Foletti, che abbiamo già ospitato anche nel TG Sport, nonché consigliere provinciale della FIDAL, che oggi rappresenta un po' tutti questi atleti, questi giovani atleti emergenti e che sicuramente ci saranno anche, come dire, delle promesse che vedremo in futuro magari a gare molto importanti, nazionali e internazionali. Saluto anche le nostre ospiti sull'altro divanetto che sono due mamme, quindi auguri anche a voi e complimenti perché insomma oggi come oggi con la vita sempre più difficile essere mamme anche diventa più complesso. Ecco, quindi abbiamo Barbara Toselli e Alice Palumbo di babyinitaly.it, giusto? Esatto. Ecco, adesso andremo a scoprire anche che cosa fa, che cos'è babyinitaly.it, perché poi partì in un'altra maniera, poi si è allargato, come così dire, è vero? Sì, sì, sì. È nato come Baby Brescia, è nato quando noi siamo diventate mamme, siamo amiche, socie, mamme, abbiamo condiviso tante cose, tra cui appunto la nascita di questo che in origine era un blog, e che è nato dalla voglia di raccontare le difficoltà delle neomamme. Perché ci siamo trovate. La difficoltà, nel senso, tra virgolette, ecco, il piacere di essere mamme, gli impegni, avete anche il tempo poi di seguire anche questa bella iniziativa che oggi vogliamo conoscere meglio. Ma torniamo allora ai nostri ragazzi, torniamo allo sport, salutiamo anche le mamme naturalmente che sono qua in studio con noi dietro le quinte. E facciamo un applauso alle vostre mamme che sono qua e anche a tutte le mamme che ci stanno seguendo da casa. Ecco, voglio dire che siamo assolutamente in diretta come sempre, quindi vedete sopra il logo appunto della trasmissione, cioè il numero telefonico, se volete fare delle, come si dice, non dichiarazioni, mi viene delle domande, delle pubblicità. No, pubblicità. Non mi viene le, No, degli auguri, degli auguri speciali alla mamma, insomma, chiamateci, non mi viene il termine giusto, comunque volete fare gli auguri alla mamma, chiama, dediche, ecco, dentro le quinte ci suggerisco, volete fare delle dediche alla mamma, chiamateci e facciamo le dediche in diretta. Bene, allora, è bello dare in diretta appunto questo. Allora, Francesco Foletti, abbiamo tanti ragazzi qui, atleti, con tanta energia, Brescia, poi mi dicevi anche durante il TG Sport, ha una rappresentanza molto importante per quanto riguarda il mondo dell'atletica. E oggi perché siete qua? Perché ieri si è svolta una gara molto importante in quel di Chiari. Che cosa è successo? Ma è successo in maniera molto semplice, quello che tante volte sono, chiamiamole così, dei piccoli sogni. Cerchiamo di dare ai ragazzi la possibilità di misurarsi con se stessi, soprattutto all'interno di alcune gare, perciò alcune, diciamo così, loro specialità in cui possono dare il meglio e mettono a frutto tutto il lavoro. Quando parlavo prima, forse non era neanche una battuta al discorso della pubblicità, perché effettivamente l'atletica ha bisogno di molta pubblicità, perché effettivamente ci sono tantissimi talenti, soprattutto qua a Brescia, noi ne abbiamo tantissimi, però veramente di quello, e ringrazio già da adesso RTB proprio per questa esperienza, perché secondo me è importante far conoscere quello che i ragazzi fanno, perché sono loro il frutto, diciamo così, di tutto il loro lavoro, perché l'impegno è veramente molto ampio, lo potranno testimoniare loro spiegando dopo cosa fanno. Perché fare sport anche a certi livelli poi ci vogliono un po' di rinunce, naturalmente ha letto presto, vabbè che siete comunque ragazzi giovani, quindi ha letto presto comunque, le mamme qua concorderanno, però ha letto presto, rinunciare a qualcosa, far coincidere lo studio, il tempo dello studio con lo sport, gli allenamenti, ma adesso chiediamo a loro. Saluto sì, innanzitutto anche il nostro Alessio Crea, buon pomeriggio anche a te, oggi ci accompagnerai con le tue sempre dolci melodie, insomma. Oggi è un piacere stare vicino dei ragazzi così, mi sento anche un po' più giovane.
Sì, anche tu sei un ragazzo, perché, cioè, 23 anni, un compositore in carriera, possiamo dire così. Ecco, salutiamo Alessio Crea. E, allora, possiamo passare il microfono ai, ai nostri ragazzi della, praticamente, come dire, associati... Sono la rappresentanza di tutta la provincia, perché qui arrivano da tutte le parti della provincia, sono i vincitori delle gare di ieri, perciò le gare di ieri, ogni specialità che è stata fatta, questi ragazzi sono i vincitori e il premio era quello di venire, era un sogno. Gara che era solo interprovinciale? O è provinciale, con la presenza di anche alcuni atleti fuori provincia, però comunque soprattutto provinciale, e questi ragazzi gli abbiamo voluto dare questo senso, è stata l'opportunità di, come premio, il sogno di venire anche in televisione, che non è che capita tutti i giorni, perciò penso per tutti sia la prima volta, perciò penso che vediamo anche le fotografie che ci avete mandato proprio così in flash questa notte, bellissime immagini che immortalano appunto le gare, l'impegno di questi bambini, questi ragazzi sul campo di gara. Questi sono i più piccoli, perciò sono quelli in cui stiamo realizzando ormai da 2 anni questo progetto che si chiama Proviamoci con l'atletica, che è quello che ha la doppia valenza di proviamoci, nel senso giochiamo con l'atletica, ma nello stesso tempo proviamo noi stessi quello che siamo capaci di fare. E i piccoli diamo questo spunto, non diamo a loro l'obiettivo di vincere qualcosa, ma soprattutto di mettersi in gioco. Perciò quello che noi crediamo sia veramente importante, questo anche per questi ragazzi che ormai hanno già anche dei risultati, oserei dire, a livello nazionale di un certo livello, perciò anche per loro, però per loro è stato tutto un cammino. Io penso ai ragazzi che conosco da ormai più tempo sulle piste, effettivamente sono arrivati a dei livelli molto alti, perciò vuol dire che l'impegno è partito da quando avevano pochi anni per fare l'atletica. E poi c'è anche divertimento, perché sono in questa fotografia, la fotografia si vede anche poi il divertimento, perché è giusto che sia così, no? Sì. Poi magari verrà l'impegno maggiore per chi farà la carriera in questo ambito, però l'importante è che ora rimanga un divertimento. Intanto che escono le fotografie, le vediamo, poi cominciamo a parlare invece con tutti loro. È difficile organizzare queste gare, insomma, ci vuole... Ma per le società, devo dire che devo ringraziare veramente pubblicamente anche l'Atletica Chiari, perché ci ha dato la possibilità a noi 4 società che non abbiamo un impianto sportivo di poter realizzare questo piccolo meeting che, diciamo, quasi per sbaglio è nato questo titolo Dream, questo sogno di si chiama Dream Meeting, l'abbiamo intitolato così, l'ho detto, fra una birra e una pizza, e si è dato fuori questo nome. Il sogno. Però il sogno è anche quello di riuscire ad avere nel proprio vicino a casa uno spazio per poter fare l'atletica, perché spesso e volentieri proprio quello che fa distogliere i ragazzi dall'atletica è proprio questo tipologia di problema, che è quello di dover spostarsi in luoghi anche spesso molto lontano. E questi genitori è uno sforzo, perciò alcune medaglie lo vincono anche i genitori alcune volte. Devono fare sacrifici anche loro, vabbè, insomma, la vita è fatta un po' così. Allora cominciamo a conoscere anche allora i nostri ragazzi. Chi ha in mano il microfono? Ecco, puoi alzarti per cortesia, così ti riusciamo a vedere, perché qua abbiamo delle poltrone un po' alte, a volte non si vede. Ecco, allora come ti chiami? Alessio. Anni? 10. 10 anni. Da quanto fai questo sport? Da 5 anni. E ti piace? Ti diverti? Sì. Hai vinto qualche gara ieri? Sì, una. Che cosa? 600 metri. Hai capito? Sei già un piccolo campione, insomma. Ti senti un campione? Sì. Sì, benissimo, bravo. Vediamo allora davanti, passa davanti, così facciamo un flash per tutti, così accontentiamo tutti, altrimenti poi andate a casa, ma non mi ha fatto parlare il conduttore, no? È cattivo. Ecco, come ti chiami? Luca. Luca, tu cosa hai fatto ieri? Marcia. Marcia? E sei arrivato anche tu nei primi posti? Sì, primo. Primo addirittura? Sono tutti i primi questi, tutti i primi. Ah, tutti i primi sono questi? Tutti i primi arriva. Come ma pensa, tu ci hai portato la creme della creme di Brescia. Tu quanti anni hai, detto? 9. 9 anni, quindi mi pare sei tra i più piccoli qua. Su se dico così. E passiamo allora, come ti chiami? Pietro. Pietro di anni? 9. 9 anche tu. E tu in che gara invece hai trionfato? Salto in alto. Salto in alto. Ecco, e quanto tempo dedichi allo sport durante il giorno? Tipo un'oretta e mezza, 2 volte alla settimana. Ecco, tieni vicino al microfono, se no si sente.
un'oretta e mezza, due volte alla settimana. Settimana, ecco, quindi riesci anche a studiare, insomma, dai. Sì. Ecco. Va bene, allora passiamo dietro, facciamo il giro con tutti, passiamo alle femminucce. Chi abbiamo? Alessia. Alessia, ecco, dite anche l'età così. 10 anni. Tanto finché si hanno 20 anni si può ancora dire l'età, dopo, dopo bisogna stare un po' calmi. 10 anni anche tu, sì. Che cosa, anche gara, anche disciplina? Salto in alto. Salto in alto anche tu, non è facile. Così è così. Ci vuole, quanto salti in altezza? 1,15. 1,15, bene, bene. Sai che c'era la famosa Simeoni, no? Noi grandissima siamo... campionessa. Difatti il nostro, uno dei nostri cruci dell'atletica è di avere ancora chiuso questo stadio che è stato, chiamiamolo così, veramente un simbolo per tutti, per tutto il mondo, perché lo stadio Calvegi è stato veramente il simbolo di saltare 2-0-1, veramente pochi ci sono riusciti e soprattutto la prima volta è successo qua a Brescia, perciò l'orgoglio di Brescia è anche quello di poter riaprire questo campo che è stato veramente il simbolo. Assolutamente. Poi abbiamo invece un'altra femminuccia. Elisa. Elisa di anni? 11. 11 anni. E tu cosa hai vinto? Velocità. Velocità. Quindi vai velocissima. Molto ma, veloce. Ma è una tua dote naturale, sì. Sì, diciamo che... Ti sei scoperta veloce, insomma, ecco. Un po'. Bene. Passiamo lì. Alessia. Alessia. 15 anni. 15, ecco, tu sei una tra le più grandi, se sì. Non sbaglio, perché qui oggi ragazzi vanno dai 9 ai 10 anni. Qui sei già in carriera. Sì. Tu che cosa hai vinto? Lancio del giavellotto. Ah, giavellotto, quindi qui andiamo sulla forza, sul fisico. Insomma, ci vuole, ci fa anche un po' di palestra per riuscire a avere più... Sì. No, vorrei dire che per no, i ragazzi giovani è una delle attenzioni... Soprattutto molti tecnici e soprattutto è una correttezza quello di non portare i ragazzi a questa età ad avere determinati risultati. L'atletica si inizia quando si arriva a 18 anni, quella vera, 16-18 anni. Adesso deve diventare un gioco, ma allo stesso tempo un gioco impegnato. Perciò senza la palestra, senza esagerare, senza esagerare, è una dote forse anche naturale che ha uno... Non bisogna neanche essere troppo forti, bisogna essere veloci. Tante veloci volte, col giavellotto. Col giavellotto perché il braccio... E quanto pesa il giavellotto? 400 grammi. Ecco, non è pesante, insomma, però è fattibile. Vediamo di quanto l'ha lanciato. Ma aumenta in base poi alla sì. Categoria, sì. Sì, ecco. Sì, in base alla categoria cadetti poi mano a mano diventano 600, 600 le ragazze e 800 invece i maschi quando diventano gli assoluti. Un chilo circa, insomma. Ecco. Va bene, grazie. Invece abbiamo... Jamie. Di 13 anni. 13? Sì. 13 anni e tu sei alta, eh? Che cosa hai vinto tu? Salto in alto. Ah, vedi, salto in alto, per forza, per forza. C'era qualcosa, no? Che combaciava. Bene, quanto hai saltato tu? 1,55. 1,55, hai capito? Brava, complimenti. Sono Daniele, ho 15 anni. 15 anche tu. E ho vinto la gara del salto triplo con 11,64 metri. Salto triplo, scusate la mia, tra virgolette, ignoranza, ma è in lungo, no? No, sì. Sono tre salti. Sì, tre salti, tre ma salti si salta. Salta in lungo, sono salti in estensione. In estensione, ecco, sì. Voglio dire. Insomma, perché io seguo le Olimpiadi ogni tanto, però nei particolari tecnici a volte mi perdo. Quindi salto triplo, primo sempre anche tu. Sì. Questi sono tutti campioni, pazzesco. È bisognava più lungo di questa stanza. Forse bisognava preparare misurarlo, bisognava misurarlo, perché solo misurando si capisce... La qualità. Perché effettivamente se noi pensiamo a questo studio, 10 metri, lui ha saltato di più di questo studio, la larghezza di questo studio, bene. Con tre salti perciò. Tu cosa studi? Faccio un liceo scientifico, il Calini. Liceo scientifico, cosa ti dicono a scuola? Sono un po' nella media. Conquisti anche le ragazze facendo sport? No. Sei un campione, sai. Bene. Va bene. Invece poi chi abbiamo? Sono Elena. Elena? 14 anni. 14. E tu cosa? Ho fatto gli 80 ostacoli. 80 ostacoli? Giusto? Sì. No. Ok. E invece? Andrea, giavellotto, e 15 anni. Anche tu giavellotto? Sì, sì. E quanto ti alleni? Due volte a settimana. Due volte a settimana, sì. Più o meno la situazione è quella. John. Ma c'è qualcuno che ogni tanto brucia come si fa a scuola o...? No, delle volte i genitori,
delle volte a scuola, nel senso bruciano a scuola, bruciano allenamento. No, allenamento. Ma, forse sono più i genitori che fanno bruciare l'allenamento i ragazzi, nel senso che lì... Però devo dire che chi si impegna all'interno dell'atletica, e penso comunque negli sport in cui c'è uno sforzo proprio dedicato e continuo negli allenamenti, il risultato a scuola viene di pari passo. Difficilmente si hanno, diciamo così, dei ragazzi che diciamo così, non sono bravi a scuola e nello stesso tempo magari sono bravi atleti, cioè come di pari passo sono degli atleti, comunque trasportano anche all'interno della scuola un po' questo impegno, perché comunque quando ci si mette a fare le ripetute, io penso alla Vanessa qua di dietro, che ogni tanto la vedo allenarsi, quando devi fare tante volte magari il giro dei 400 o i 600, i 1000 più volte, penso che tante volte veramente è molto impegnativo, però allo stesso tempo è un impegno che dopo loro, senza volerlo, lo portano nella scuola. Certo, perché chi fa polisportivo ha degli obiettivi, insomma, è motivato, c'è il coach. Cosa ne pensate del vostro coach? Tu mi chiami? Jon. Sì. Di anni? 14. E tu cos'è, che disciplina? Ho fatto salto in alto. Salto in alto, quanto? 1,66. Ah, quindi andiamo sempre più su, perché logicamente i maschi vanno... Vabbè, insomma, non è male 1,66, eh? Sì, è già un bel saltino. No, arriviamo quasi a 2 metri, non è male. Poi è un ragazzo giovane, quindi ha ancora tanta strada da fare. Grazie, e passiamo da quest'altra parte. Baroseni, 15 anni, ostacoli. Ostacoli? E non solo. E non solo. Non solo. Quindi... un pentatleta. Ah, sì. Ecco, quindi fai varie discipline. Sì. Vabbè, complimenti. Perché grazie. No. Quindi devi allenare il doppio, devi allenarti, no? Sì. Per forza. Bene, grazie. Allora, lei che mi sembra che tu prendi spesso di mira, è quella che si allena di più? No, perché la vedo da tanto tempo e so che comunque ha dei risultati. Dei che risultati sono comunque, importanti. Ma come comunque tutti Vanessa. Questi ragazzi. Vanessa, di anni? 15. 15 anni, e quindi fai diverse discipline anche tu? Io faccio mezzo fondo. Ah, mezzo fondo. Mezzo fondo qui ci vuole il fiato. Gambe. Quant'è in distanza, mezzo fondo? I 1000 e i 2000. 2000, quindi bisogna correre... un fulmine per 2 chilometri praticamente. Esatto. Non è facile. Ieri quanto hai fatto? Che così magari si ha un po' idea. Ci sono i tempi, no? Poi? Ieri ho fatto i 2000, ho fatto 6:45. 6 minuti e 45, sì. 2 chilometri. Sì. Ecco, io impiego 30 minuti. Va bene, grazie. Va bene quando uno ha fretta che deve andare in ufficio. Sì, non c'è bisogno del... David, 15 anni. Ieri ho fatto i 300 metri, ho vinto, questa specialità è quella... Lui somiglia un po' a John Travolta. No, non gli aveva detto nessuno? C'è questo un po' John Travolta dei primi film... Antichi. Antichi ha detto. Antichi, per loro sono antichi, per loro. Per noi magari, ma per loro sicuramente John Travolta fa parte, insomma, l'hanno fatto quanto? Sì. 30 anni fa, i primi 30, film di John Travolta. Sì, 35 anni. Quindi non ancora nati, insomma. Sì, 30 anni prima. Quindi tu hai, scusa, quanti anni ho 15 hai? 15 anni. 15 anni. Oh, questi 300 metri sono la specialità che più mi piace. L'anno scorso ho fatto i campionati italiani su questa specialità. Ho raggiunto il terzo posto agli italiani, dunque ho fatto anche record provinciale. Terzo posto agli italiani, complimenti. Sì. Tenendo conto che era dei 2 anni della categoria... nell'età dei più piccoli, cioè era l'anno ancora, quest'anno lui è rimasto e perciò ha solo da andare a cercare il primo posto adesso. Anzi, penso che dai, adesso ci stiamo. Quindi tu vorresti farlo come professione? Sì, sarebbe l'ideale, convivere con la scuola, sport, raggiungere l'università. Dovresti poi magari, no, arruolarti nelle forze armate, che lì sai che c'è poi la sezione atletica. Sarebbe dove... l'ideale, ma la strada è ancora lunga, cioè, ancora calmi. Dovresti magari andare nell'accademia e poi fare atletica come professione. Sarebbe ideale. Con le fiamme gialle piuttosto che altri. Sì. E dopo lui ha stabilito settimana scorsa, mi pare, o 15 giorni fa, il nuovo record, la miglior prestazione bresciana, salto in lungo, perciò dilla te che così... 6,68 m. 6,68 m. Miglior prestazione provinciale? Provinciale, sì. Perché anche tu fai diverse discipline. Di sempre, quindi tutta dall'epoca, dalla notte dei tempi, di sempre praticamente. Bene, complimenti. Grazie.
E quando fai questi diciamo questi risultati, che cosa scatta in te? Voglia di continuare, di fare? Naturalmente, cioè, sempre migliorarsi, sempre verso una distanza maggiore, una volta che vinci hai sempre più voglia di vincere, non riesci a farne a meno. Poi, il motivo che mi spinge è anche la mamma, perché mi è sempre stata vicina, e senza i genitori che ti seguono tutti i giorni non riusciresti a fare anche i risultati. Ecco, vedi che alla fine gli italiani, il microfono mi dicono, tieni più vicino il microfono, gli italiani alla fine c'è la mamma, c'è sempre sì, la mamma. Sì, sempre. Ecco, la mammoni, insomma, in senso positivo, voglio dire, perché sono essere legati alla mamma è anche una cosa positiva. Quindi. Bene, allora per chiudere questa prima parte della nostra Domenica in Famiglia, chiedo a te Francesco Foletti, il presidente Motus Castagnato, consigliere provinciale FIDAL, prossimi appuntamenti quali sono? Beh, i prossimi appuntamenti adesso, il mese di maggio è il mese, diciamo così, più pieno di tutte, anche se l'atletica non si ferma mai, perché oltre ad avere le specialità che sono le campestri e le corse su strada, anche l'attività indoor, perciò tutti i ragazzi bene o male hanno la pausa di agosto, forse che anzi neanche, perché a fine agosto già iniziano le prime gare, perciò da questo punto di vista l'atletica è uno sport che ha 365 giorni all'anno che è impegnato, perciò. Però il mese di maggio vedrà tantissime, ecco, dovete andare sul sito della FIDALBrescia.it e potete trovare anche sulla pagina Facebook, perché potete trovare tutte le notizie, perché sono tantissime veramente. L'atletica a Brescia, io penso che arriviamo ad avere la gestione come federazione di 3-4 gare ogni settimana, perciò provate a pensare, ecco, anche i giudici stessi che lavorano, non sono tantissimi, anzi stiamo facendo anche lì un nuovo giro per riuscire a trovare altre persone che danno una mano, perché non servono solo gli atleti, ma servono anche quelli che controllano gli atleti, e anche questa è una parte fondamentale di questa cosa, più i tecnici e più comunque la federazione, e questo sempre a titolo gratuito, questo devo tenere sempre ben presente, perché è uno sport povero dal punto di vista economico, però conta moltissimo riuscire ad avere la possibilità di dare a questi ragazzi la possibilità di mettersi in gioco, ecco, questo è un po'. Ed era un po', se posso raccontare solo un aneddoto, così dopo chiudo, che quando si parlava di sogno mi è venuta in mente, ecco, questa cosa qua, che una piccola cosa che è capitata a me, non ci avevo neanche mai pensato, che quando io ero piccolino pensavo, diciamo, giocavo a fare le Olimpiadi, non a farle nel senso di atleta, ma nel senso di farle, proprio di realizzarle nei miei giochi anche personali. E questi sogni si sono avverati, perché bene o male ti capiterà l'occasione sempre per poter fare un sogno che tu hai. Perciò questi ragazzi, quello che noi anche come atletica diciamo, anche come tecnici, diciamo sempre di credere in quello che loro fanno, e arriverà il momento in cui i loro sogni verranno realizzati, che sia l'atletica ma che sia anche altre cose. Perciò in bocca al lupo veramente a tutti, perché ne hanno veramente bisogno, perché come dicevo prima, fare l'atletica non è un impegno più che un gioco, a un certo livello. Bene, allora grazie a tutti voi, fatevi un applauso da soli, così visto che siete tanti, allora. E un applauso alle società che vi sostengono, chiaramente poi anche i genitori primis, che poi sono i primi sostenitori. Allora,